Luca Moretti, coach di Chebanca, 3-0, sembra tutto facile questa sera. Beh, non è stato per niente facile, per niente, sono stati 3-7 combattuti, noi siamo stati un po' più bravi il secondo set, abbiamo preso un po' di margine, però è stata una partita secondo me combattutissima, tirata, poteva finire con un risultato diverso, il primo set è stato a 20 vantaggi. Contenti perché abbiamo fatto secondo me una grande impresa venire qui a vincere, dove ha vinto solo Castellana e Segrate. Siamo stati fortunati ad avere Rosalba che veniva da qualche infortunio, però noi siamo bersagliati ormai quest'anno dagli infortuni abbastanza gravi, per cui altre volte siamo stati penalizzati, oggi un po' più fortunati, però ce la siamo cercata questa vittoria con tutte le forze. Parliamo un po' dei singoli, di due singoli, due ex di prestigio, Di Manno e Vedovotto, hanno disputato una buona partita entrambi. Ah sì, sì, ci tenevano, sono ragazzi che comunque, come tutto il resto della squadra, danno l'anima in palestra ormai da giugno, infatti siamo anche un po' stanchi da giugno, d'agosto, siamo anche un po' stanchi, però queste sono partite che erano per loro, perché ci tenevano a far bene, hanno un grandissimo ricordo, come d'altronde io dice del Castello, perché tutti siamo legati da un ottimo ricordo di questa piazza e ci tenevano a far bene, non tanto contro Città del Castello, ma proprio perché volevano far vedere che erano dei buoni giocatori, come penso che siano stati considerati Città del Castello. Giri a 30 punti, con questi 3 punti superi Città di Castello, una classifica decisamente importante. Sì, decisamente importante, tenuto conto che io ho avuto la possibilità di allenare la squadra al completo solo per 10 giorni quest'anno, perché abbiamo avuto prima il brasiliano che si è infortunato a tendine Achille, poi Di Manno che si è infortunato alla mano, adesso Barotti. Credo abbiamo un buon gruppo, stiamo lavorando bene, forse il premio del lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto fino adesso, e speriamo di continuare, sapendo che comunque è un campionato molto molto equilibrato. Noi lo sappiamo bene perché abbiamo perso con squadre che ci stanno dietro in questo momento, ma anche prima ci stavano dietro, e quindi non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo anzi ripartire, prendere una boccata di respiro queste vacanze, ma poi ripartire più duri che mai, perché comunque questo è un gruppo che sta dimostrando di far bene e noi ci vogliamo provare fino alla fine ad arrivare più alto possibile, senza montarci la testa, però con la consapevolezza che quando si va a vincere partite come queste vuol dire che la squadra comunque c'è. Dopo Natale c'è Cantù, una partita da prendere con le molle. Ma come tutte, noi all'andata abbiamo sofferto tanto Cantù, che poi all'inizio faceva un po' fatica perché abbiamo cominciato molto tardi, e noi abbiamo faticato con le ultime della classe, non ultima con Cavriago, e quindi dobbiamo essere lì, è un mezzo derby, dobbiamo essere lì convinti di poter fare, però non sarà facile, di prepararci con la testa più che con la tecnica. Filippo Vedovotto, uno dei grandi ex di questa partita, te l'aspettavi un 3-0 facile facile a Città di Castello? Beh no, un 3-0 così no, sicuramente, purtroppo sono partite, quindi la sorte non si sa mai cosa può capitare, però è sempre bellissimo tornare qui, mi sento come a casa, e quindi vabbè, è andata bene insomma. La tua esperienza a Milano, come ti stai trovando? Mi trovo abbastanza bene, ho un posto molto buono per crescere, dove mi alleno molto e devo sgomitare molto per poter giocare, perché abbiamo una panchina molto, molto forte, e quindi è uno stimolo anche in più. Girate a 30 punti, un ottimo risultato. A questo punto che obiettivi si pone Milano? Ma il nostro obiettivo è fare il meglio possibile. Sicuramente adesso entrare in Coppa Italia come siamo entrati e fare al meglio dopo per i play-off nella parte finale del campionato. E Vedovotto, un pensierino alla 1 lo fa? Facciamo un passo alla volta, un passetto alla volta, quando sarà ora andremo anche lì. Enzo Di Manno, lo diceva Vedovotto, tornate da vincitori a Città di Castello. Sì, torniamo da vincitori, oggi è stata credo una gran bella partita, e vincere contro Città di Castello, poi a Città di Castello non è assolutamente facile. Credo che sia stato emozionante anche per Pippo oggi giocare contro Città di Castello, anche perché poi lui conserva sicuramente un ricordo ancora più vivo rispetto a me, e anche perché lui, avendo giocato qui l'anno scorso, sicuramente credo ci teneva bene. Io ho rotto il ghiaccio con la partita dell'anno scorso, quindi forse era un po' più facile. E niente, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo disputato una buonissima partita, e quindi ci godiamo alla fine questa vittoria. Bene, soprattutto in attacco ma anche in ricezione. Avete sbagliato pochissimo. Sì, abbiamo sbagliato pochissimo.
È vero, infatti ripeto, per vincere contro Città di Castello significa comunque dover disputare una partita credo eccellente in tutti i fondamentali e oggi credo che ci siamo quasi riusciti e che per questo siamo veramente molto contenti. Stiamo lavorando tanto e bene in settimana anche con il coach Moretti e quindi questa è una riprova del fatto che quando si lavora bene alla fine si portano a casa anche i risultati. Girate a 30 punti, lo dicevo prima, a questo punto Milano si pone l'obiettivo di arrivare fra le prime quattro. Sarebbe bello, noi ci proviamo, noi pensiamo a giocare partita per partita, non è facile, sono delle belle corazzate, Città di Castello è una di quelle, ma noi, ripeto, con il lavoro speriamo comunque di fare bene e quindi ce la mettiamo tutta e continueremo a lottare ogni domenica come abbiamo fatto oggi. Andrea Radici, coach della Gherardi Svi, seconda sconfitta consecutiva dopo 5 gare vinte, state tirando un po' il fiato? Ma no, direi che oggi la prestazione non è stata all'altezza di quello che speravamo, anche se ci sono delle concause che naturalmente sono dovute semplicemente al fatto che nelle ultime 6 partite, 7 con questa, abbiamo sempre cambiato formazione. Questo non ci fa un pelo recriminare in meno, perché siamo coscienti in questo momento di non essere forse al top della condizione generale, nel senso che giochiamo con un ritmo che poi è quello che si vede in campionato. A volte riusciamo a fare delle prestazioni estremamente convincenti, ma non riusciamo comunque a dare la continuità che vorremmo. Quindi così si spiega un po' la nostra prestazione, fermo restando che c'è un avversario quando, come oggi, devo dire, l'avversario oltre ad essere bravo gli va tutto bene, allora le cose si complicano e credo che usciamo da questa partita puniti forse anche oltre le nostre carenze, i nostri problemi. Abbiamo visto capitano Rosalba in leggera difficoltà, probabilmente l'infortunio è tornato a farsi sentire. No, direi che ecco, se è una nota positiva è aver rivisto in campo il Ross, perché per noi questo è un investimento nel breve, il nostro capitano è un giocatore di grande sostanza e che dà equilibrio in molte fasi del gioco alla squadra, per cui se diciamo, assorbiamo la sconfitta con la giusta serenità, perché questa sarà sarà diciamo così il giro di boa, bisogna accettare quello che è arrivato, come ti dicevo con Rosalba ma anche con altri giocatori abbiamo sicuramente dei margini di miglioramento importanti e su questo bisogna lavorare. Giri a 27, sei soddisfatto? Ma direi proprio di no, perché credo che la squadra con un po' di fortuna avrebbe potuto fare senz'altro solo meglio. Certo, ci sono state delle fasi di campionato dove abbiamo posto le basi perché questa squadra riesca ad avere un gioco ancora migliore nel girone di ritorno e soprattutto nella fase decisiva che è quella di playoff. Però ecco, dirsi soddisfatti di una quota 27 forse un po' troppo, la speranza mia era quella di portare la squadra a girare intorno a 30. Dopo Natale arriva Molfetta, altra partita estremamente difficile. Ecco, ti dicevo questo, l'importante è capire che c'è ancora tanto da fare, sfruttare il tempo a nostra disposizione, il fatto che si giochi una partita in una settimana sicuramente si darà la possibilità di tornare a stare ancora insieme, passare del tempo importante per migliorare quei meccanismi che senz'altro possiamo e dobbiamo migliorare. Con il team manager della Gherardi Svi, Valdemaro Agustinelli, allora facciamolo questo bilancio, si chiude oggi il girone di andata, girate a 27, coach Radici non è per niente soddisfatto. Ma è ovvio, è normale che l'allenatore non sia soddisfatto dopo una prestazione del genere, com'è normale che nessuno di noi sia soddisfatto. Credo che è il momento di guardare il bicchiere, secondo me, mezzo pieno, nel senso che dobbiamo concentrarci su quelle che sono le prossime partite, cercare di venire fuori da situazioni sinceramente un po' strane. Pensavamo di aver superato alcune difficoltà, soprattutto secondo me di atteggiamento in mezzo al campo, invece oggi non mi sembra che le abbiamo superate, quindi dovremo continuare a lavorare, soprattutto dovranno continuare a lavorare i giocatori tra di loro e cercare soprattutto di essere molto più tolleranti nei confronti delle prestazioni individuali. Con Milano, con che banca Milano
c'erano di fronte due ex, Di Manno e Vedovotto, come l'hai visti? Molto bene, complimenti. Infatti sinceramente credo anche che sia giusto ogni tanto dare a Cesare quello che è di Cesare. Oggettivamente Milano oggi è venuta qui e ha fatto una buonissima partita, soprattutto nel secondo e nel terzo set, rendendoci la vita molto difficile a muro, facendoci faticare tanto in ricezione, e sicuramente Enzo e Pippo sono stati protagonisti. Enzo credo che abbia fatto una partita quasi super in attacco. Pippo lo abbiamo bersagliato in ricezione, però ha tenuto, e poi in attacco Pippo è un giocatore di alto livello.